Il prossimo giubileo straordinario della misericordia invita a guardare con occhi di misericordia innanzitutto i piccoli. In vista di questo appuntamento importante per la Chiesa, nel pomeriggio di ieri a Teggiano si è tenuto un incontro rivolto ad operatori della pastorale della salute, ai catechisti, ai ministri della comunione, ai cori parrocchiali e a quanti operano nell'ambito della liturgia e della catechesi. Nel corso dell'incontro si è riflettuto sull'esigenza che nasce dall'attenzione ai piccoli comandata da Gesù, per un maggiore coinvolgimento in ambito catechetico e liturgico anche delle persone diversamente abili. Presente alla giornata di riflessione è Suor Veronica Amata Donatello dell'Ufficio Catechistico Nazionale. Forse credo che questa giornata di riflessione credo che voglia provocare gli altri, specialmente chi frequenta i nostri ambienti, a chiedersi dov'è l'altro. Spesso noi non ci accorgiamo neanche che l'altro c'è, oppure a volte, specialmente quando si parla di persone con disabilità, ti rendi conto dell'altro quando bussa in parrocchia, quando ad un vicino di casa nasce un ragazzino con la sindrome di Down o con un'altra disabilità. Si pensa oggi alla persona Down, fino a tantissimi anni fa, insomma, arrivava a 30 anni, 35, 40, oggi arriva invece ad una adultità e anche ad essere anziana. Allora è reale che la Chiesa deve chiedersi, una pastorale della salute per esempio deve dirsi come accompagnarlo nel tempo della malattia e della morte. Allora qui nasce anche la sinergia tra gli uffici, tra i vari ambiti, ecco, dire si collabora insieme, o là c'è liturgia, cioè domenica, giorno di festa, come può una liturgia includere tutti affinché tutti dicano è casa mia, non è la casa solo di chi sa cantare bene, di chi sa leggere, è casa nostra. Allora credo che siamo chiamati sempre più a ripensare, e anche a riusare dei linguaggi antichi ma di fondo nuovi, ecco, anche il nostro corpo, cioè voglio dire riappropriarci di cose nostre. Questo credo che siano dei passaggi chiave, ecco, per celebrare insieme questo giorno di festa come comunità e come cose famiglia.